Jacopo Cuttini, coach di Pallavolo Padova. Due vittorie su due gare in casa, questi playoff quinto posto contro Modena, contro Perugia, contro due squadre di prestigio. Una grande prestazione quest'oggi, veramente complimenti. Passaggio del turno anche, ora bisogna capire contro chi sarà, perché potrebbe essere anche contro Monza, aspettiamo notizie da Modena, però complimenti. Grazie, grazie, ci tenevamo tantissimo, l'ho detto ai ragazzi, prima di questa ultima fase di stagione e prima anche di questa partita di oggi proprio, prima di entrare in campo, ho detto avete fatto qualcosa di straordinario quest'anno, abbiamo avuto tante difficoltà come ogni anno, nel senso abbiamo dovuto lavorare tanto, nella stanchezza, nelle sconfitte, e raggiungere l'obiettivo della salvezza è stato qualcosa di eccezionale. Adesso cerchiamo di ripagare anche il pubblico che ci ha seguito tutto l'anno e diamo veramente delle prestazioni col cuore. I ragazzi l'hanno fatto, ragazzi sono stanchi perché stanno lavorando da agosto in maniera veramente quasi incontrollabile, sono eccezionali. Però anche oggi veramente sono riusciti, sapendo che nell'ultima partita in casa, a regalare qualcosa di eccezionale secondo me a tutto questo pubblico che anche oggi è numerosissimo. Come hai detto te, è anche il giusto premio alla stagione dopo una stagione complicata, difficile, che ha ottenuto la salvezza. Le ultime due gare in casa, chiuderle così è stato fantastico, soprattutto anche riuscire a dare spazio un po' a tutti i giocatori, tutti stanno riuscendo a trovare il loro spazio in campo, a dare il loro contributo, e penso che questo per te come allenatore sia una grande soddisfazione. Ma no, è la cosa più bella, è veramente la cosa più bella. Certo c'è l'obiettivo della salvezza che dobbiamo insomma garantirlo a noi, alla società, al pubblico, alla piazza di Padova che è importante. Però dobbiamo far crescere i ragazzi anche. Le cose sono collegate, perché se non crescono i ragazzi durante l'anno facciamo fatica a salvarci poi. Poi arriviamo alla fine, in questa post-season, in questa challenge, diciamo, per andare in Europa, in cui riusciamo veramente a far ruotare praticamente quasi tutti e tutti riescono a tenere il campo, è qualcosa veramente di mi rende orgoglioso. Congratulazioni ancora, in bocca al lupo per le ultime due gare della stagione. Anastasi, coach della Sir Safety Perugia, quest'oggi qui a Padova è arrivata una sconfitta, ma possiamo dire quasi indolore, comunque è stato il passaggio del turno, adesso ci saranno le ultime due gare della stagione, ultime, sicuramente questo non è l'obiettivo a cui speravate inizio anno, però comunque c'è l'obiettivo quello di finire la stagione col massimo impegno, col massimo rispetto delle competizioni, cercando di dare spazio anche magari a chi ha giocato un po' meno come oggi Cardenas, che ha dato comunque un gran contributo alla squadra. Sì, hai detto bene, oggi siamo venuti qua con l'obiettivo di fare un set. Col set eravamo certi del primo posto in classifica e certi che non faremo più trasferte, perché sai che Perugia è scomoda per chiunque, anche per noi andare fuori. Quindi eravamo veramente motivati per cercare di fare il nostro meglio per questo set, l'abbiamo preso subito e dopo dato spazio a un po' di ragazzi che hanno bisogno di giocare naturalmente. C'è qualcuno un po' stanco, naturalmente a fine stagione, qualcuno con qualche acciacchino, quindi ho cercato di non forzare più di tanto il lavoro. Adesso abbiamo due partite, scusami, una sabato, è meglio andare cauti, però insomma i ragazzi stanno tutti bene, alcuni ragazzi non hanno fatto nulla, quindi saranno freschi e quindi mi auguro insomma che giocheremo per la finale per cercare di prendere questo quinto posto. Anche perché saranno le ultime tue gare al Pallabartol, quindi sicuramente ci sarà il tuo impegno nel cercare di finire la stagione nel migliore dei modi, anche di fronte ai sirmaniaci, che sono dei tifosi fantastici, di cercare di lasciarli con il miglior ricordo possibile nel finire comunque la stagione in un buon modo. Ma questo è quello che mi è stato chiesto dal club, e l'ho anche spiegato ai ragazzi, cioè, i ragazzi sono un po' stanchi, noi abbiamo già fatto con questa 48 partite, cioè, te la dice lunga sul fatto che abbiamo giocato 3-4 volte più di Padova forse, quindi sono veramente tanti. Mi spiace per i sirmaniaci che quest'anno non siamo riusciti nella parte finale della stagione a dare soddisfazione, siamo stati bravi nella prima parte, bravi nella regular season, purtroppo ci siamo bloccati in 10 giorni terribili e questo insomma mi rammarico molto, però adesso quello che dobbiamo fare è di riposare un po', finalmente avremo 2 giorni che non mi ricordo da quanto abbiamo 2 giorni di riposo, però faremo 2 giorni liberi e poi prepareremo la sfida con il nostro bocca al lupo per le prossime due gare.